Allora, questa puntata di Nerda Consulta ha bisogno di un intro. Perché ha bisogno di un intro? Ma perché non è una puntata come le altre. E spiego anche il perché. Questa puntata è stata registrata durante una periweb del BNI capitolo Visol. Che cos'è innanzitutto per chi non è avvezzo a questi termini? Il BNI è un'organizzazione di scambio di referenze, un networking, diciamo, a livello mondiale, soprattutto locale, perché noi siamo il capitolo, quindi il gruppo di Saluzzo, e in questo periodo dove normalmente ci incontriamo in una sala tutti i venerdì mattina alle 7, adesso non possiamo farlo per ovvi motivi, e facciamo questi aperi web, che sono appunto del 3 minuti in cui ognuno può portare la sua testimonianza, un focus su qualcosa che è implicito col suo lavoro. Bene, in questo momento, per logiche, non possiamo farlo ovviamente dal vivo, quindi lo facciamo online. E allora siamo intervenuti con la Nerda Consulta, perché Nerda Consulta, io, Davide e Alessandro, ci siamo conosciuti proprio al BNI, una fortunata conoscenza, ed è nata questa cosa. Ovviamente non siamo rimasti nei 3 minuti, abbiamo superato l'ora, ma vi parliamo di un ipotetico e-commerce e di come possiamo crearci una strategia per arrivare ai propri obiettivi, ognuno con la sua peculiarità. Quindi sentirete parlare un po' di gente all'inizio e alla fine, e magari se non capite niente, perché sono cose, qualcosa non capite, sono cose che riguardano il capitolo. Però è molto interessante quello che ne è venuto fuori. Quindi si dia inizio anche a questa settimana alla Nerda Consulta. Che è la novità, okay. Ah, la novità, figura di cazzo. Chi se ne vuole andare, che ha detto all'amante tipo che non c'era per la Zoom, se ne vuole andare. Scusate, io avevo una certa credibilità andare online, onestamente. Nicola lo dice a me, ma tu almeno non hai neanche il vino. Io sì. No. Sì, guardati qua, vi sto vedendo in diretta, figo. Ok, siamo in diretta. Oh, eccoci. Eccoci. Io la seconda volta di oggi. Sei in diretta. Wow. Piero, c'hai la vita secondaria. C'hai la vita secondaria. Vi ho messo un mi piace, ragazzi. Grazie. Grazie. Ha contribuito alla causa. Grazie. Io ti sto vedendo in diretta, figo. Solo un po' di pubblicità occulta. Grande nome. Grande, la vera saccheggio. Ma com'è Paolo quel sacche lì? Gratta un po' oppure è quello bello fresco? Dico che ho fatto un po' fatica a andare a dormire ieri sera. Ma, ma perché non hai centrato il letto? Ti sei guardato di fianco? Perché adesso non devo dire, ho dovuto tutto da solo. Oi oi, bravo. Per fare l'aperitivo? Sì. Okay. Butta giù, che... volta per mangiare il sacchetto di Paolo ho rischiato l'arresto. Non dirlo, siamo in diretta, Tome. Ah. Era una bugia. Tome, scappa. Scherzone. Allora, come mai siamo in diretta, quindi? Ah, già, giusto. Quindi dobbiamo fare i seri. Fabio, perché altrimenti c'è gente che non capisce. Sistema il giochino. Allora, no, è a posto, Siamo... Allora, quindi tocca a noi questo pomeriggio, ho capito bene. Quindi, è la nostra volta. Sì. Dunque, mi sentite? Parlo solo per vedermi in diretta. Ciao, ciao. Ragazzi, questa allora può essere la Nerda Consulta con più partecipanti alla Nerda Consulta in vero attuale. Cioè, è una roba pazzesco. Si potrebbe dire volgarmente Orgia Consulta. Bello, mi piace. Hashtag. Scusate, per i non capenti, come ci facciamo vedere? Allora, vai su
Perché mi sono presa Trello di nuovo, sono andata su Trello. Oi, oi. No, 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 vai sulla pagina di Facebook. Ragazzi, ah, sono arrivato okay. Un sacco di mi piace. Se ci metti le... su Facebook, ok. Sì. Belle pagina Facebook di, del Viso. Avvocato Brunetti, devo andare dove mi mandavi ieri, cosa devo fare? A fare in culo. Dome te l'ha proprio alzata, ah, esatto. Stone in pam. Matti travestito da Mila Zucchi che arriva. No, oppala. Oi, oi, sì. Allora, devo... parto o non parto? Ditemi. Sì, parti. Ok, parti, che è già una giornata difficile questa. Se si sente... Mi sentite? Allora, si sente, ecco. Si sente. Ci sentiamo. Allora, oggi di cosa... Allora, innanzitutto cos'è la Nerda Consulta? La Nerda Consulta sono tre dementi, in linea di massima, che hanno deciso che sì, hanno dei fisici bestiali, fighissimi, eccetera, ma c'è qualcosa di più e c'è la competenza, anche se il nostro motto è... No alla competenza sia la bellezza. Aspetta, ti interrompo subito, Fabio. Mutiamo come la radio. Tutti. Facciamo come la radio. Allora, spegnete le vostre radio. Spegnete le vostre radio, altrimenti c'è il bombo. E al ritorno. Ma c'è l'host, perché non lo vedo. Io non vedo l'host. Occhio esatto. Che Godano sfodera il minore, eh? Vuole vincere i like. La gara dei like la vuole vincere con il cucciolo. Vado a prendere il cucciolo. Sono io che tolgo l'host, Fabio. Paolo, dovresti mettere il tuo cane davanti a tutto, così facciamo un sacco di like. A prenderlo. Grazie. Stella. Perfetto. Ah, no, Luna lei. Oh, Stella, Luna, comunque. È un corpo celeste. Eccoci. E per chi anche ha chiesto se potevo registrare, no, non sono host e non posso registrare. Ma tanto finisce su Facebook. Esatto. E registrare in questa maniera. No, ma infatti va bene così, Fabio. Ok. Ok. Ci siamo. Quindi riparto di nuovo. No, no, non riparto. Se volete apro la stanza. Apri tutto. No, ma va bene. Ma va bene così. Dai. Stavamo parlando del nostro fisico e da lì dobbiamo continuare. Esatto, del nostro fisico statuario un po' sudato. Di questi. Eccola. Per cane, perfetto, abbiamo finito. Oh, per me possiamo andare. Bambini e cani, proprio... mancano i gattini. C'è il mio gatto che dorme. No, non c'è più. Cane. Manca il gattino e abbiamo vinto. È lì che adesso lo ricappiamo. Comunque, allora, di cosa volevamo parlarvi oggi? Allora, volevamo parlarvi di strategie, ok? Manca Pierre, mi ero preparato tutta una gag su Pierre, eccetera, niente, non c'è. Bellissimo. Voilà. Perché voglio parlare di strategie? Perché noi della Nerda Consulta portiamo avanti strategie dalla A almeno alla P, credo, cioè la Z magari no, però almeno la P e di Pirla. E, cos'è una strategia digitale? Una strategia digitale è una insieme di, come dire, di operazioni che si possono fare per rendere profittevole, essere conosciuti, essere credibili, insomma l'obiettivo dovrebbe essere sempre chiaro. Poi quello che si vuole usare per arrivare a quell'obiettivo può cambiare anche in base a... È la gloria l'obiettivo, no? La gloria, sì. No, io sono molto, da quel punto di vista lì sono molto venale, perché penso che l'unica statistica, l'unico parametro che se fai questo, quest'altro, alla fine ci guadagni tot. E arrivi a avere il balcone di Dome. Esatto. Sì. Perché quello è l'obiettivo nella vita. Dove ti puoi incoricare? Voglio avere il balcone di Dome. Esatto. Ma che bellissimo, bello quell'ombrellone. Già solo l'ombrellone. Infatti dire c'è la tenda fotonica. Aspetta che sto facendo anche un po' di regia qua. Eccolo lì. Ah, che bello. È bello. È indubbiamente bello. Okay. Oh, ci hanno invitato al mercoledì, vuol dire alzarsi due volte la settimana presto. Claudio, ti prego, abbi pietà. Io ci sono. Vabbè, veniamo. Se comunque Tina chiama, bisogna rispondere presente. Esatto. C puntini puntini i vostri. Difficile. Io metterei ancora la fine della chat scemi. Lasciamo spazio all'interpretazione così. Bella. Esatto. Allora,
Che cosa vogliamo parlare oggi? Allora, abbiamo detto, se chi segue già Nerda Consulta su di WeirdNet sa che siamo assolutamente dei, i maggiori esperti del mondo su queste cose. Però abbiamo detto... Ma restiamo umili, capito? Sempre, sempre, perché l'umiltà... Allora. L'ha detto anche Papa Francesco, no? Dell'umiltà. E quindi, cosa parliamo oggi? Abbiamo detto, prendiamoci un esempio, no? Di una... attività che va per la maggiore, credo, soprattutto in questo periodo, sì. E vediamo come possiamo svilupparlo in maniera digitale. Quindi, dimmi. Un'attività offline. È come se fosse un negozio, sì. Oppure un'attività qualunque, che è semplicemente la bottega, trasferirla sull'online. Idraulico. No, abbiamo pensato di meglio, una cosa utile per tutti, che sono i sexy shop per famiglie. Esatto. È venuto questo nostro cliente che ha un negozio. È venuto, è bello, comunque. Già. E iniziamo con le strategie, perché non sei alla base di tutto. Questo nostro cliente ha il negozietto che si chiama Banana e Lamponi e ha bisogno di trasformare la sua attività dall'offline. Io non riesco nemmeno a credermi mentre parlo. dall'offline all'online. Quindi... mettiamo il caso che ci sia questa necessità di vendere e di fornire dei beni al web, perché in questo momento magari la tua attività offline classica, il tuo negozio non va come dovrebbe, non vende come dovrebbe, c'è tra sempre non questa capisco via. Perché, non capisco perché. Ma sì, ma va sempre. No, cioè, sto problema. Ma anche lì ci sono i competitor online che iniziano a rompere le scatole. C'è sì. Sempre il dottor Pornhub che menzioniamo in continuazione. Cioè... Ma poi, c'è un altro problema, che ci sono un sacco di pubblicità che fanno promesse veramente imbarazzanti, tipo questioni che da così diventano così, poi la possibilità di avere la persona più vicina a te che entro poco raggiunge casa tua. Ciao, sono Mariuccia, abito a 250 esatto. metri e voglio fare cose, sì. Perché ti devi volere bene da solo quando c'è qualcun altro che ti vorrebbe bene? Cioè, non è Federica. Esatto. I tipi di banner che vengono fuori, no? Che ti distraggono continuamente. L'hai studiata bene, Giuliano? Ma noi abbiamo dei master. No, me l'ha detto un mio amico, Domenica. Aspetta che... ok, meglio. Matti si è perso. Ho perso 10 dottrie. Simuliamo la situazione in cui il signor Giampilade di Banane Lamponi ha la necessità di trasferire la sua attività dall'offline online. Esatto. Che però con Banane e Lamponi si può sostituire banana con cosa? Banana e Lamponi, giusto? Sì. Non sbagliamo i nomi, per favore. No, giusto. Cioè, potrebbe essere una qualunque cosa. Cioè, sto giro qua ci concentriamo su non servizi, ma beni. Cioè, con la B di Bologna. Con la B, esatto. Per il momento parliamo di beni. Ok. Poi dopo potrebbero essere per diabetici, ma vediamo dopo. E quindi... Fabio, eccomi. Te come indirizzeresti una strategia su un negozio? Allora, prima cosa che tutti quanti dobbiamo avere ben chiaro è il nostro brand, cioè chi siamo, come ci presentiamo all'esterno, quali sono i nostri loghi, il nostro... Qua, magari Vicky può dirci anche la sua, volendo su... Possiamo sbloccarlo un attimo. Esatto. Ha detto che non c'ha voglia, sta bevendo. Lasciamolo stare lì, cioè. Può dirci assolutamente. Non so che di venditti Vicky ultimamente, non lo so. Anche di Ciubecca con tutto sto pelo. Grande. Via. E quindi, prima cosa dobbiamo avere il nostro brand ben chiaro, quindi i nostri colori, il nostro logo, eccetera. Poi la cosa più difficile di tutti i passaggi è capire qual è il nostro target. Allora, ci sono diversi sistemi per capirlo. Io il trucchetto principale quando vuoi partire, dico sempre: beh, non sapete a chi siccome tante volte vai in azienda e ti dicono: ma chi è? A chi vendete di più? E ti dicono: boh, cioè, che è la cosa classica. Allora gli dici: vai a prenderti l'elenco delle fatture.
sempre se hai fatto le fatture. Se fai le fatture. Non è vero, se, non esiste. Non no, esiste. Se siamo al primo di maggio e se hai la fattura 2 del 2020 c'è qualche problema. Quindi esatto. Bisogna pensare fare... altro. Ti può fare un racconto aneddoto nel frattempo? Vai. Praticamente qualche tempo fa tornavo da allenamento, erano tipo le 11:30, ok? Mi fermo in una nota pizzeria delle nostre parti e a prendermi la pizza da sport, no? Ed era un venerdì sera perché c'era stato l'allenamento strozzo, quello che ti rovina il weekend, eccetera. Comunque, mi fermo lì, vado, faccio la margherita, me la fanno, prendo lo scontrino numero 4. È in crisi, butta male. Sì. Ma come? 4 pizze? No, sì, non è che puoi subito pensare male di tutti. Hai ragione. Io ho trovato gente che si offende se gli chiedi lo scontrino. Scusa, lo scontrino? No, eh. Erano 1000 euro l'uno. È giusto. Ma perché pagavano la romana, in realtà? Oh, non lo sai. Comunque, lo scontrino chiedi a tua sorella, stronzo. Scemo. C'è gente che si improvvisa degli infarti pur di non farci. No, pazzesco. Vabbè, allora lo prendo. Lo prendo. Ecco, vabbè, fine del nenno. Okay. Grazie. Comunque, fatto sta che un consiglio che do è prendetevi le fatture se ci sono, guardate chi avete fatto lavori fino a quel momento e suddividetelo in categorie. La categoria maggiore sarà molto probabilmente il vostro target di riferimento. Fatto il target di riferimento, devi decidere bene o male dove vuoi puntare. Perché, che ne so, se vendi scarpe da atletica, molto probabilmente non punti, almeno percentualmente, alle persone ultra novantenni, o sbaglio. Scusa Fabio, però noi stavamo parlando di un altro esempio, adesso dovresti spiegarci quell'esempio. No, perché okay. È bello, okay. Vabbè, se prendi un certo tipo di oggettistica, per esempio, tipo certe cinture, ok? Ok. Potrebbero non essere il target maschile, ok? Esatto. Okay? Bravo Fabio. Pensavi di prendermi in fallo? No, niente fallo. E quindi vedi, cambia già ad esempio il target. Puoi fare sexy shop banane e lamponi solo per donne, no? E a questo punto devi decidere su che piattaforma vuoi lavorare. Normalmente, se vuoi vendere, una delle prime cose a cui devi pensare potrebbe essere l'e-commerce. Come si struttura un e-commerce, per esempio? Ma allora, l'e-commerce si struttura in maniera classica, legandolo solitamente ad un sito web o a comunque un blog o comunque una struttura dove te leghi già per sviluppare il tuo brand. Perché è logico che buttare il tuo sito internet in mezzo alla massa di tutto quello che c'è adesso nella web sfera, se vogliamo chiamarla così, e sperare che in maniera automatica il tuo sito venda più degli altri, partiamo decisamente con il piede sbagliato. Ma semplicemente si può fare anche un esempio pratico, cioè se prendi un negozio, lo affitti, tiri sulla serranda e speri. Esatto. Qua succede niente, cioè nel senso, apri il negozio, se ti va di culo sei in un po', se ti va di fortuna, scusami Paolo che vedo c'è tua figlia, scusami. Abbiamo parlato di sexy shop fino ad ora, ma per famiglia. No, Anna, fantastico, hai visto che ero, ma che hai l'aria così giovane. Mi è andata benissimo, che fortuna. Comunque, che paraculo. A parte il discorso quello, o sei su una via super centralissima, come ad esempio il negozio in cui lavora Cristina è in una zona molto centrale, molto posizionata, altrimenti se non hai già solo il passaggio è un problema. Come si traduce il passaggio nel web? Il passaggio nel web bisogna indirizzare la visita. Bisogna indirizzarla tramite motori di ricerca, tramite i social, oppure, se parliamo di vendita sui marketplace, tramite le sponsorizzate sui marketplace stessi. Esempio. Traduciamo la parola marketplace. Esatto. Un marketplace per eccellenza è Amazon. Perché una strategia di vendita online può essere basata sugli e-commerce, ok, ma può essere basata anche soltanto sui marketplace. Ne abbiamo due in particolare, che sono particolarmente grandi, sono particolarmente potenti, Amazon ed eBay.
anche lì però nella stessa maniera in cui ci dovremmo comportare per un nostro sito, una volta inseriti i nostri prodotti, non basta mettersi lì con il prodottino e aspettare che arrivino i soldi, perché anche questi strumenti sono pieni zeppi di concorrenza, bisogna farsi vedere, bisogna essere attendibili e bisogna essere affidabili come venditori. Quindi anche in quel caso è bene farsi seguire da chi ha competenze e dai professionisti, semplicemente per non sprecare soldi nel caso del sito web e semplicemente non sprecare tempo nel caso del marketplace, perché in entrambi i casi, se noi inseriamo i nostri beni in vendita o i nostri peni in vendita e dopodiché... Bravo! Aia, visto? Attenzione, dopodiché... che Matti sarà già il pirlo del link, non vorrei che si allargasse pronto le cose. Aspettiamo in maniera passiva che arrivi il compratore e ci giri i soldi dalla sua carta di credito al nostro conto, sbagliamo totalmente. Sì, però, anche parlare di maniera passiva in questo caso. Ma sì, ma è tutto rischioso. Un collegamento. Non starei nemmeno più a sottolinearlo, perché i discorsi sono impostati per un determinato target. Abbiamo già scelto il tone of voice. Sì, il target potrebbe essere passivo, comunque, se ricordate. Esatto, c'è tutta una situazione che si interessa. Detto questo, quindi... Noi vogliamo passare dal nostro negozio a vendere online, va bene. C'è chi vi fornisce la struttura, oppure voi potete approfittare delle strutture di altri. Però, Ale, qua ti chiedo, una volta che un imprenditore si è ribaltato nel mondo online e ha la possibilità di vendere, te cosa suggerisci per far risaltare il proprio prodotto o la propria azienda più di altri? Ma ci sono diversi metodi. Innanzitutto partiamo dal fatto che quando si apre il negozio, come si dice, il primo anno, se vai a patta, leccatele tutte. E lo stesso di solito vale per i siti. Poi abbiamo dei casi molto estremi, fra cui un nostro collega di capitolo che va a tuono. Però ci sono di solito, aprire un negozio in ogni caso nei primi periodi è difficile comunque farlo andare a punti. Come si fa solitamente a bilanciare le operatività? Apro il mio sito, ok? Ha un costo di investimento e ho delle spese sia dal punto di vista pubblicitario, perché ci va una bella immagine coordinata fatta da Vicky, sia dal punto di vista dei contenuti, ci vanno delle foto fatte da... Non c'è Paolo, vabbè. Facciamole fare a Paolo. Poi serve... qualcosa. Hai voglia, però le fai fare a Paolo. Hai voglia, le fai fare a Paolo, se no anche a tuo cugino col cellulare va benissimo. Sì. Tanto ormai le cellulari fanno le foto benissimo. Grazie. Paolo, se mi senti... Ma sì, puoi anche invitarlo il fotografo alla fine. Cioè. Sì, no, il fotografo, guarda, cioè. Grazie. Ma è un mio amico che le sponsorizzate me le carica sui social, vanno a bomba. Eccolo lì, perché è lì che ti volevo. Allora, noi abbiamo il nostro sexy shop, ci siamo fatti il nostro bel sitarello, ok? E vogliamo vendere banana e lamponi. Beni come se non ci fosse un domani. Ok, quindi facciamo questa roba qua, cosa succede? Dobbiamo vendere i nostri beni sul pubblico web. Benissimo. Come facciamo? Sono due le opzioni, tre le opzioni, nel senso, uno, mettiamo il nostro prodotto sui marketplace che se li indicizziamo bene, logicamente col volume di traffico, ossia di persone, quindi siamo di nuovo al punto del passaggio, quindi con tutto il passaggio di gente che arriva lì è molto facile che tramite i marketplace tanti dei vostri prodotti vengano comprati. Poi dopo c'è un altro modo di cui qua abbiamo una super esperta che a sto punto potremmo anche tirargliela a tradimento, aprirle il microfono e farle intervenire, far arrivare il traffico tramite i motori di ricerca. E come si fa, Milena, a far arrivare il traffico? Che coltellata alla schiena, Milena. C'è chi fa SEO da queste parti. mi tocca, bisogna vedere i siti sui motori di ricerca. Esatto. Cioè bisogna far capire a Google che cosa c'è dentro, se non glielo diciamo non lo può sapere bene, quindi una volta che no finita qua il giochino anche era una carambata a tradimento, subito dopo bisogna creare un modo per
far sì che la gente vi riconosca, oltre che per, diciamo, il prodotto che vendete, anche per la consulenza che offrite, perché ricordiamo sempre quello che è il valore principale di qualunque negoziante, ossia la persona. Certo. Mettila come vuoi, c'abbiamo Chiara che ha la gente che gli regala le cose mentre va a fare le consegne, c'abbiamo veramente... Dove è Chiara, tra l'altro? Perché è, gente... è andata... Ah, peccato, perché è un buon esempio, l'esempio. Cavoli, sì, lei, esatto. Sì, e pensare che non vede neanche dei beni di quel tipo che parliamo noi, ma vende la cultura. Che schifo. Ma secondo me tolte alcune attività che sono veramente difficili da portare online, in momenti come questi comunque quello che abbiamo a disposizione a livello di mezzi tecnologici ci permette veramente di trasformare la nostra azienda anche in momenti di crisi come questo, quindi è inevitabile doversi affidare a dei professionisti se si vuole avere un successo nel breve e medio termine. Ma non noi, comunque. No, non noi, certo. Siamo tutt'altro che professionisti. Esatto. Altrimenti, io non dico che in maniera solitaria non ci siano poi dei ritorni, non ci sia un certo tipo di successo, ma è logico che sono dei piani a lungo barra lunghissimo termine. Sono lacrime e sangue le strategie. Sempre. Esatto, ma soprattutto per l'e-commerce, perché certo. Davvero io la cosa che dico alla maggior parte dei miei clienti che arrivano a noi chiedendo un sito, chiedendo un e-commerce, io avviso che comunque nei primi 6-12 mesi, se si arriva a ripagarsi l'investimento è già tanto. Però, se mi permetti di dire una cosa, sì. È importante averlo. No! Vergogna! No, è importante averlo perché nel momento... Allora, facciamo proprio il caso pratico, mi è capitato anche con diversi clienti. Il caso pratico che hai, lo store... Quando scatta una pandemia. A parte che scatta la pandemia, però... Caso pratico in situazione normale. Tu sei su Amazon, no? Vendi un prodotto, c'è questo famoso banale lampone, ti manda il prodottino a casa. Amazon in realtà ti... Oh, cazzo, stavo per girare la birra. Amazon ti manda a casa il pacchettino, tutto bello, trallallero, trallalla. Tu che sei proprietario dell'e-commerce, cioè che hai affittato, tra virgolette, Amazon, paghi una royalty ad Amazon. Una percentuale che... sul venduto. Ok. E in realtà, perché non mandargli nel pacchetto il fatto che... Ah, caro acquirente di questo bellissimo oggetto fallico, perché non vieni nel nostro e-commerce che ti costa il 10% in meno, per esempio? Sì. E quindi è comunque una porta aperta, anche quello. Quindi, intanto ce l'hai aperta. È logico che appena apri l'e-commerce nessuno può funzionare, cioè, soprattutto in Italia, perché la user experience di Amazon o eBay o quello che ti pare o Alibaba è bello. Alibaba, bellissimo, è fantastico, sì. C'è dei problemi, un pallet di roba inutile, cioè, o Wish, Wish, io adoro le pubblicità di Wish, qualcuno Wish è... perché sono pure randomiche, sono pure veloci a consegnare Wish, sì, hai comprato da Wish? Io non conosco nessuno che abbia comprato da Wish. Io ho comprato da Wish. Cos'hai comprato? Io di tutto, uno zaino, la sua aperta. Sì, ma roba anche mia. Paolo l'ho comprato da Wish, vedi? Io no, non ce l'ho fatta. Però quello che stava dicendo Fabio effettivamente è una strategia sensata. Per colmare il gap che può avere un sito internet creato da zero, nel frattempo appunto il motore di ricerca è chi fa l'indicizzazione, lavora con calma, nel frattempo noi colmiamo questa mancanza con eventuali marketplace, e ad ogni acquisto noi nella strategia impostiamo che invitiamo l'utente, il nuovo cliente che abbiamo fatto, a visitare il nostro sito. Perché poi da lì in avanti sarà instradato sul nostro sito web, non dovrà pagare delle percentuali a Amazon o a eBay o a chi che sia, ed inizieremo a avere delle persone collegate al nostro brand, alla nostra azienda e a noi in sostanza. Perché come dice sempre il Vate, il sito internet alla fine è casa tua. Esatto. Tutti gli altri posti, Facebook, Amazon, eBay, Instagram, sono... case che affitti, non sono di tua proprietà. Ma vi faccio un esempio praticissimo. 2 anni e mezzo fa Facebook cambia la sua, poi cambia, era
ovviamente nelle Fabio, cosa bu? Bu, tu parla pure, io non sono contro di te perché stai denigrando quello che mi paga il voto. Vai. No, ma non so che ti sto dicendo, ti hanno cambiato le carte sotto il tavolo, cioè nel senso, Fabio, bu. No, vabbè, ma tu ci guadagni perché poi è ancora più importante fare una strategia. Io per ora sono riuscito a pagare le bollette di domani. Ho capito, però se prima Facebook aveva la visibilità dell'80% e adesso ce l'ha di una pagina, parlo, e adesso ce l'ha del 2%, comunque, più o meno, sì, siamo lì, per post ovviamente sto parlando, tu devi essere molto più bravo perché devi arrivare tramite sponsorizzate, strategie, cazzi e mazzi a far conoscere comunque quella pagina. Ok, quindi allora, però ti hanno cambiato le regole sotto va detta una cosa, ad esempio, tutti i social, quando partiamo da questo assunto, che è una frase che fa sempre un sacco di effetto, quindi chiunque non sia noi tre, se vuole tenersi alla sedia al momento che sto per sparare un Pier Forisman. Okay. Ma dov'è Pier? Non c'è Pier. Chi l'ha visto Forisman, Pier? Quando una cosa è gratis, il prodotto sei tu. Bravo. Bravo, bravo, è vero. Ok, quindi quando una piattaforma è gratis vuol dire che la roba da vendere sei tu. Vi porto un velocissimo riassunto di quello che è successo negli Stati Uniti, ossia di quando Trump è riuscito a vincere le elezioni tramite l'influenza che ha esercitato sui social media e online. Come ha fatto a vincere le elezioni in questa maniera? Semplicemente con dei test tipo quale dei Kardashian sei, oppure quale dei presentatori degli anni 96. Io sono Kim. Con chi passeresti una notte di fuoco? Cioè, ci sempre sono con tutti Kim, te... esatto. Dei test. Che cacatua eri in un'altra vita? Esatto, ci sono tutti questi test che raccolgono i dati, vi profilano anche nel... Come si dice non volgarmente? Che io c'ho la versione... quella volgare. No, vai volgare. Siamo in diretta. Esatto, anche un po' meno perché ci buttano giù la diretta. Quindi vi profilano in tutti gli aspetti della vostra vita. Okay? Bravo Paolo. Tanto Paolo si vede quando scrive in chat perché è il mio computer che trasmette. Esatto, è uguale. Puoi anche dirlo se vuoi. Quindi cosa è successo? Trump è riuscito a indicizzare le sponsorizzate, a far sì che tutte le persone che avevano dei sentimenti di una certa tipa, cioè di un certo tipo, e qui certo dirò qualcosa che farà piacere a Marina e Marco, avevano delle leve di un certo tipo, ok? Quindi riuscivano ad andare ad intaccare le emozioni delle altre persone tramite dei sentimenti, tramite dei contenuti che andassero a scatenare proprio delle reazioni viscerali, tipo, che ne so, persona di colore davanti alla posta che aspetta e altri 30 italiani in fila. Oppure un sacco di questi contenuti venivano utilizzati apposta per far scattare il nervoso nelle persone e per far sì che poi convogliassero in un certo tipo di direzione. Questo vuol dire influenzare l'opinione pubblica. Ora, comunque si sta preparando per il nuovo mandato perché l'idea geniale di iniettarsi la mucchina in vena è... Bello. Non è andata benissimo. Non è andata bello, benissimo. Bello però. Bella idea. Questa cosa qua che ha fatto Trump, cosa ha creato nel mondo? Il GDPR. Sì. Sì, in realtà la cosa di GDPR nasce per diverse cause, però una di queste è sicuramente il Cambridge Analytica, il caso Cambridge Analytica. Ne parliamo un'altra volta perché non siamo a casa nostra, purtroppo. Giusto. Quindi lasciamo perdere. Per concludere. Al discorso dell'e-commerce, cosa succede? Succede che tramite le sponsorizzate, tramite tutta una serie di strumenti, tramite tutto quello che si può volere, dobbiamo puntare a mandare le persone all'interno del nostro marketplace. Un po' come succedeva quando a Ibiza c'erano i ragazzetti un po' spessi che ti buttano nelle discoteche. Butta dentro. Oh, dai, vieni, cioè, ti do l'omaggio, ti do la prevendita, ti do... Non stiamo inventando niente sul web, stiamo solo trasportando delle cose che ci sono nella vita reale e le trasformiamo in contenuti o in strategie. Quindi il messaggio in sostanza è di qualsiasi sia la tua impresa, non ti scoraggiare perché comunque le possibilità sul web ci sono. Sì, ma anche per i servizi. Attenzione, tipo,
ad esempio, è tornato Antonio. Antonio è un avvocato, ok? Io ho già visto degli avvocati fare consulenze con durate limitate, gratuitamente. Ma come fanno a far pensare alle persone di essere in grado di seguire una persona a distanza, eccetera, eccetera? Fanno prima dei contenuti di accrescimento di valore, si dice, ossia dei video dove spiegano dei casi studio o delle, che ne so, delle cause che hanno delle pillole. Delle pillole, esatto. Sì. Trasformano parte del loro business in un info business, nel senso, esatto, vai via via ad accrescere i tuoi contenuti con delle cose utili, fino a che non salta fuori una reale necessità nel tuo potenziale cliente e di conseguenza ti richiede il servizio. Eh sì, esatto, perché se io ti spiego come usare, che ne so, Zoom, il primo problema che hai col computer, da chi vieni? E questo dovrebbe essere la base per tutti. Cioè, se riuscite a dare un piccolo aiuto alle persone, se riuscite a renderli un minimo autonomi su certe cose, però quando avranno i problemi più seri, che solitamente corrispondono anche a dei problemi che affrontati da un professionista rendono di più, riuscirete a poi ottenere dei contatti più di qualità. Assolutamente sì. Contatti più di qualità maggiore vuol dire anche target più definito, comunque. Quindi, passaggio successivo di tutta questa, di tutto questo ambaradan, hai scelto come farti l'e-commerce, hai scelto il tuo brand, hai scelto a chi tra virgolette colpire, vai a crearti la tua sacca di conoscenze, la tua community, il tuo, insomma, le persone che... Fabio, fai il figo, di la nicchia. La nicchia! Ah, sì, ma poi proprio se parlando... Fai il figo, dici, la nicchia! Parlando di questo ipotetico caso studio, va bene, abbiamo preso il sexy shop. Per famiglia. Per famiglia. Però, tornando a parlare di lui, ad esempio, una strategia utile, poi ditemi voi due se vado a sbagliare, potrebbe essere di prenderla davvero sul ridere, sull'autoironia per il lavoro che sto facendo e buttarla sul web in questa maniera. Devi essere bravo, però. No, ma la questione è questa. Meno ti prendi sul serio, meno la gente ti potrà rompere le palle nella vita. Cioè, se uno si prende troppo sul serio, poi dopo le persone si rapportano a te in maniera sempre seria e sempre... critica. Ci sto facendo una carriera. Esatto. Se uno non si prende troppo sul serio, poi nel momento in cui inizia a parlare seriamente, lasci tutti col naso bagnato, perché dici, ah, ma quindi non sei solo uno scemo. Eh no. Eh no, è lì il giochino. Cioè, i campioni su questo. Sto tornando indietro dall'essere scemo, no? Certo. Almeno io ci sto basando una carriera al contrario, capito? Cioè, ti stai riuscendo, cioè, tu fai credere di essere serio essendo scemo, esatto. Vabbè, è una strategia anche quella lì. Ragazzi, abbiamo rubato fin troppo tempo questo aperitivo. Okay. Io finito la bottiglia, Marca. Ah, io ho due gocce ancora qua. Va bene. Comunque, alla fine della fiera, qual è il sunto di tutto quanto? Che arrivi, hai creato la tua nicchia, tutto quanto, eccetera, devi convertire. Convertire significa che... Come si fa a convertire? Semplicemente convertire è l'utente che diventa cliente, praticamente. O sì, dalla tua nicchia, la tua community, eccetera, ti sono arrivati clienti che riconoscono il tuo brand o la tua azienda, quello che ti pare, e puoi andare a convertire. Diciamo che con un e-commerce è molto semplice capirlo, perché hai un sacco di strumenti, come dicevamo prima, anche Google Analytics, adesso è Google Business, eccetera. Puoi riuscire a capire, a parte targetizzare bene chi è il tuo pubblico, però a un certo punto... L'altro giorno un cliente, avevamo un dubbio, perché dobbiamo promuovere una nuova attività, abbiamo fatto realizzare dei video a Paolo Cibici di Paolo, photographer, e praticamente sono venuti molto belli, perché abbiamo creato tutta una storia da raccontare, eccetera, però c'era un dubbio enorme: questi video superano il minuto. Cosa vuol dire superano il minuto? Superano il minuto vuol dire proporre Instagram già. Vabbè, fai Instagram Television. Sì, vabbè. No, però il problema è che
se superano il minuto, tendenzialmente la gente perde attenzione dopo 25 secondi, quindi figurati, siamo proprio al delirio. Infatti in questa diretta l'ultimo messaggio di Angela mezz'ora fa, tipo. Beh, esatto. Per capire. Ed è anche giusto. Però ti dico, la cosa bellissima è che abbiamo trovato, tramite la mia collega che si occupa delle promozioni, ma non è che abbiamo trovato, lei la sapeva già, io l'ho scoperta dopo, c'è la possibilità di sequenziare il pubblico, ossia il pubblico che mi guarda da 0 a 30 secondi del video, il pubblico che mi guarda da 30 secondi a 45 e così a scaglioni. Questa roba qua è una roba bellissima. Non ci rendiamo conto subito del perché, ma se ci pensiamo, quando lo traduciamo in contenuti personali, ossia io parlo con una persona, se vedo che mi sta ad ascoltare per più di 40 secondi mentre parlo, se siamo un po' sgamati, sappiamo tutti che vuol dire che in pratica ce lo siamo portati a casa. Cioè, una persona che ci ascolta e interagisce con noi direttamente per 40 secondi vuol dire che crede nella nostra professionalità, crede in quello che diciamo e ritiene autorevole il nostro parere. O magari ha avuto un ictus. Cioè. Sì. Presidente? Quindi, qual è il bello di avere quel tipo di scala lì? Che io, a seconda del pubblico, posso fare delle promozioni diverse. Cioè, su quelli che mi hanno guardato tutto il video, gli vado a fare direttamente la promozione per l'acquisto. Cioè, non devo più convincerli del mio prodotto. Hanno guardato tutto il video, ci credono, vai, compra. A quelli che l'hanno guardato meno, posso fargli delle promozioni ancora con dei contenuti che portino valore al mio brand. A quelli che l'hanno guardato niente, dovrò fare delle altre promozioni per convincerli di, ehi, guardami. Cioè, è quella la figata estrema e la cosa che ci rende vincenti rispetto ai mezzi di marketing tradizionale. I mezzi di marketing tradizionale hanno la possibilità invece di andare a impattare nella tua vita, che è una cosa diversa. Quindi, se sì, trovi... Però il web è anche misurabile, cioè una cosa principale. Sì, però l'esperienza figa dell'installazione, dell'evento, eccetera, vai a creare un ricordo, ok? Cioè, poi noi qua abbiamo Vicky che potremmo chiedergli di intervenire un attimo. Sugli eventi lui è molto, molto preparato. Cioè, l'esperienza in un evento rimane tantissimo. Quindi l'evento è assolutamente un investimento da fare. Quando si potranno rifare? Tu forse non hai ancora capito che Vicky ha dei problemi con la mascella che continua a storgersi e non riesce a parlare, cioè non vuole proprio. Aspetta, che... Aspetta, sta cercando di smutarsi. No, però cioè, un excursus sugli eventi lo farei. Vicky, dai, su. Non si possono dire le parolacce, attivategli il microfono, qualcuno, lo parli. Ma non riesce. Vicky, parlati. Non riesce a parlare. Mi sentite? Niente. Ci sono. Eccolo. No, ma gli eventi è l'unica roba di cui non parlerei fino almeno a dicembre. No, vabbè, adesso. No, devi parlarne adesso perché non è che ti arrivano a ottobre dicendoti, sai, al primo di dicembre voglio fare un'inaugurazione. No, in realtà nelle agenzie pubblicitarie credo che sia proprio così. Invece ti arrivano a nove. Dimmi se sbaglio. No, vabbè, ma vivremo vivendo. Sicuramente quelle... Le poche attività che avevano intenzione di aprire in questo momento fanno tutto online, no? Fai la sfilata online della tua collezione, che comunque, se ci pensate, è comunque un pasticcio, perché tu hai comunque la collezione vecchia, a meno che proprio non aprivi adesso, allora hai fatto il magazzino dell'estivo già. Cioè, molto articolare. Cioè, in questo momento ognuno c'ha veramente la sua problematica in ogni mercato, piccolo o grande, che sia retail o grande distribuzione o negozio sotto casa, e ci sono problemi di liquidità diverse, quindi gente che cerca di incassare, promuovere, regalare, gente che ha già venduto e però deve dare il servizio che però non viene usufruito, pensa alle palestre. Cioè, ci sono veramente meccanismi incredibili. Gli eventi in questo momento, veramente, l'unica cosa che ho visto carina erano quei drive-in che mettono massi schermo, e cioè, però può essere un modo pubblico, comunale, ci fosse Paolo qua, per far vedere che comunque la città c'è, che non ha speso in eventi, ha dei budget e può provare a fare qualcosa per far vedere che ci siamo, la città ti do servizio, ti do un evento, magari ci sono i film anche in prima TV, perché
i cinema sono chiusi, quindi ci si può mettere d'accordo, fare cose. Quella è l'unica roba di evento un po' carino che ho captato in giro. E per il resto... Sì, però la questione è che... quello che voglio dire è, non è questione di... Adesso il periodo è quello che è, va bene, tutto è sti cazzi. Però non bisogna limitarsi e non bisogna essere occlusi quando si parla di marketing. Cioè, faccio pubblicità online, funziona? Sì, no, spengo. Faccio attività offline, funziona? Sì, no, spengo. No, il marketing funziona quando tu sei costantemente bombardato su tutte le direzioni. Cioè, vado su Facebook, trovo la cosa, mi giro, c'è il cartellone, mi giro, c'è l'evento, mi giro, c'è... Ma permettimi di dire sì, bombardato integrata. Ma con stile, comunque. Sì, 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 bombardato logicamente in maniera controllata e in maniera capace, perché se invece sei solo semplicemente spammato di contenuti sì. dal giorno alla notte, otteniamo l'effetto contrario. Sì, sì, sì. Diciamo che al momento, se pensiamo a chi sta faticando, cioè il negozio ha due opzioni: o si era strutturato prima e aveva i contatti di tutti i suoi clienti, perché la ripartenza va su quei clienti lì. Pensare in questo momento qua di acquisire nuovi clienti. No, però Vicky, non sono d'accordo. Non sono d'accordo, perché comunque di tutti i negozi che adesso sono fermi, in percentuale, in quanti hanno tentato un approccio online? Tanti, però secondo me che portano, secondo me non sono nemmeno tanti. Ho visto quei, se tu pensi a quei, tutti quei siti fatti, no, come negli anni 90, in cui c'è il Saluzzo, Fossano, ognuno c'ha il suo, no, in cui mette insieme i negozianti. Sì, ma lì sono degli aggregatori, è diverso. No, è no, diverso. Ma noi parliamo di, allora, adesso tanto la diretta è talmente lunga che la parolaccia si brucia. Tanto non abbiamo mica detto. Se ci sono minori, nascondeteli, però la questione è che ti brucia il culo, no? Ok, se parti adesso a fare internet vuol dire che ti brucia il culo, ecco. Cioè, perché la questione è che se partivi prima riuscivi a difenderti bene, perché avevi già il mezzo pronto ed eri pronto a girare su quello che è effettivamente, esatto, un e-commerce. Cioè, l'e-commerce non doveva essere visto come un'innovazione, doveva essere visto come un'integrazione, un'estensione. È un'integrazione. Esatto, come quando c'era stato il problema del, ok, sono arrivati le grandi catene rispetto alla bottega, allora lì la bottega doveva farsi la domanda e dire, come faccio a passo di là? Ok, abbiamo fior fior di aziende anche qua nello stretto che accedendo a internet in tempi non sospetti sono diventati delle realtà mostruose, mostruose. Ma sì, ma ce ne sono un mucchio. È logico che se c'è la pretesa di fare lo switch immediato, la cosa no, è difficile che funzioni. Bisogna... ma perché il mio amico che ha l'e-commerce adesso vende online, no, e io bisogna, sono bisogna ho capito, ma può essere due motivi, ma può essere due motivi, che sei al posto giusto nel momento giusto, perché per dire, se adesso ti mettevi a rivendere, che ne so, licenze di Zoom, fanno le orecchie di brutto, comunque stasera, cioè, secondo me ha viaggiato tutta la sera con le orecchie che gli fanno gnì. Chi? Aravera. Sto scemo. No, ad esempio, però, Paolo, io come lo dico sempre a tutti quelli che magari mi chiedono informazioni, noi in collaborazione abbiamo sviluppato questo e-commerce, chiamiamo così, questo sistema di prenotazione online per Paolo Ravera in Zoom. Lui ha un ristorante sushi. Illegale. Nel giro della prima settimana posso dire che lui si è ripagato l'investimento, ma... No, è un caso particolare, nel senso, perché si è mosso nettamente in anticipo rispetto ad altri, non avendo praticamente competizione in provincia di Cuneo. Chiunque cercava il prodotto che produceva lui, trovava Ravera, punto. Sì. E quello è il discorso. È soltanto quello il discorso. Quindi... bisogna semplicemente riuscire a educare tramite formazione, tramite strategie di pubblicità, tramite marketing, gli imprenditori che al momento lavorano solo ed esclusivamente offline,
bisogna educarli al fatto che ormai, e scusate il gioco di parole, è un dato di fatto che l'online, per avere un'attività florida anche in tempi come questi, è necessaria. È necessario, punto. Così come è necessaria quello. L'attività social per avvicinare la clientela. Cioè, se io ho un negozio, pensare di mettermi lì a fare storie o a fare post non può diventare una perdita di tempo. Non può essere considerata così. E specie a chi, dico io, ad esempio, quando uno lavora in un negozio, spesso si rende conto delle cose, ma magari o la direzione o eccetera, magari non si è proprio alla cima della catena. Spesso questo tipo di situazioni ti viene detto, ma cosa fai le storie che tanto perdi tempo? Bravo. No. Adesso, se io avessi fatto le storie prima, se io avessi tenuto agganciata la clientela prima, se io mi fossi fatto conoscere come punto di riferimento prima, adesso avrei solo da aprire la borsa e incassare. Invece sono qua che cerco di arrancarmi e di farmi notare in mezzo agli altri. Ma difatti, nel senso, è sempre una cosa che parte prima, sempre una cosa io che di parte... storie ne faccio un casino. No, di quella storia. Con le storie c'ho un feeling enorme. Sì, mettessero anche le storie programmate sul creator, sarei anche contento, se posso dire. Ce l'hai il pulsante per bipparmi in diretta, perché... No, non ce l'ho. Tra l'altro mi stava partendo tutto perché ho la... OnlyPult lo fa, Fabio. Ragazzi, ok, però usi di una roba esterna che non presidente, piace. Dico solo il presidente, vicepresidente, segretario di fermarci perché qua altrimenti... Sì, infatti. No. Stavano dormendo, cioè il presidente penso che sia lì collassato con il prosecco. Sì, però scherzando, volendo volando, praticamente queste sono consulenze gratuite. Perché se ci pensi... Mandate le bombe su Satispay Giuliano, che... È polemico. Che c'ha il mutuo. Io c'ho il mutuo. No, vabbè, abbiamo finito, perché tanto siamo arrivati alla fine di tutta la questione. Però effettivamente è vero, non puoi pretendere di partire adesso e di avere i risultati domani. O ci sei nel momento giusto, al posto giusto, oppure una roba lunga, ma ti porti a casa il risultato comunque. Se sai scegliere lo strumento giusto, che delle volte può essere Facebook, delle volte può essere il sito, delle volte può essere Google, dipende da che diamine di lavoro fai, perché non è uguale per tutti, logicamente... Alla fine, per forza di cose, te lo porti a casa, perché è una conseguenza. Certo, può essere lungo. Ultimo messaggio veloce, soprattutto a chi fornisce servizi, e adesso Nico mi farà un ditone sulla camera, eccetera, ma fate video, parlate alla vostra potenziale clientela, fatevi conoscere come persone che possono essere la soluzione al vostro problema. Non dappertutto, però, se posso parlare. Perché statisticamente, per esempio, su LinkedIn il video sì va a target, però non è così virale come il testo. È l'unico posto dove il testo va di più. Perché è un social utilizzato sul lavoro. Quindi... Lì cosa fai? Traduci il video contenuto in un post blog. Certo. Però... Secondo me bisogna farlo comunque, il video. Almeno il video deve essere, dovrebbe video al mese ci base. Sta anche lì. Certo che non è il posto principale. Difatti io ci ho fatto una rubrica che si chiama Il posto sbagliato su LinkedIn, facevo solo video. Faccio perché poi mi facevano il tombino perché non lo faccio. Sei una sagoma, Fabio, sei una sagoma. Una sagomaccia. Però effettivamente andava sul target giusto. Il video ha anche uno sviluppo empatico totalmente diverso. Cioè sentite parlare la persona... che già incontrerete, cioè pensiamolo a un negozio, se io faccio il video e entro dentro, non ho il primo impatto, so già, sei tu, cioè è proprio diverso, bisogna fare il video, perdiamo tempo, investiamoci risorse, facciamoci quello che bisogna fare, ma i video sono fondamentali perché vi danno la possibilità di trasmettere quello che è il vostro valore in più. Dov'è Dome? È scappato Dome? Dome non... A fargli video io ci ho provato a Dome. Adesso dategli l'audio. Ecco. Io ci sono. Dome, devi fare i video. Vabbè, video qualcosa abbiamo già fatto, non ne faremo di più. Adesso dobbiamo fare il video della struttura nuova, quindi preparatevi pure. Sì, ma vogliamo sentire tu che ci spieghi il mondo delle assicurazioni. Perché sei preparato da bestia e tra l'altro, cioè...
quando la per- le persone si ascoltano volentieri, guardare i video è una figata. Ah, poi Dome ha il pregio che è magnetico, l'abbiamo già visto un paio di volte, che comunque tan, ti ferma, ti blocca, esatto, guardo. Sì, perché è campione nazionale dell'orologio di Milano Fatissà. Bravo Ale, bravo, bravo. Vabbè, dai, direi che abbiamo concluso per oggi, no? Sì, non che nessuno si scoraggi, che nessuno si abbatta anche in momenti come questi. L'essenziale è prepararsi un pelo prima o almeno affidarsi a chi conosce come funzionano questi meccanismi, semplicemente perché tutti i passaggi si abbreviano notevolmente, solo quello. E boh. Tenete duro, raga, tenete duro. Dai. Che così chiude anche il giro del nostro... la nostra attività tenete di duro, oggi. Bravo, bravo. Esatto. No, ma la questione è che io adesso non è che voglio lamentarmi, eccetera. In questi giorni qua penso che tutti e tre, per motivi diversi, abbiamo fatto degli orari infiniti. Ma va. No, no. Però non è una questione di business, davvero, perché è una questione di responsabilità. 4-4 mi aggiungo. Ecco, bravo. 4, bravo, perché è una questione di, ecco, è una questione di responsabilità. In questi momenti qua noi sappiamo di essere già posizionati in posti che per altre persone sono lontani. Facciamo il possibile. Non siamo riusciti a partecipare agli altri aperitivi prima, ma mica perché siamo stronzi. No, io c'ero, comunque. Io ho partecipato. Tu non hai partecipato. No, lui l'ho saltato. Tu sei lo stronzo, non ho capito. Io ho il ciclo di pubblicazione alle 8:30 e le 6 per me è un orario pieno. Oggi era il 1° maggio, combinazione. Su coraggio. Però la questione è che, boh, io mai come in questo periodo ho sentito la responsabilità del lavoro che faccio. Sì, cioè, non dico di essere un supereroe, perché manco per il caso. Soprattutto le prime 2-3 settimane è stato veramente difficile, anche perché c'era gente che veramente ti chiedeva per favore aiutami, eccetera. È difficile tirarsi indietro quando è così. Poi arrivi al crollo nervoso, ti rotoli per terra, piangi, fai quello che devi fare, poi ricominci. Tu o dei clienti, no? Fammi capire. No, i clienti. Ah. No, a me non è mai successo. No, perché sennò è un problema quello. Vabbè, ragazzi, io direi di bloccare la diretta. Devo andare a cucinare l'orata. Io. Ciao persone in diretta, io devo andare a mangiare. Anch'io. Ciao ragazzi, inizia a piovere qui a Saluzzo prima di essere colpito da un fulmine. Sul balcone di Dove! Il balcone di Dove! Adesso mi cade sull'ulivo, così si accorta. Ma c'hai l'ulivo in balcone? Pensa che deve essere! Dove? Cioè, lui al mattino a colazione va in balcone, raccoglie 2 olive e le mangia. poi dopo va a prendersi il caffè in casa. Ragazzi, chi di voi domani lavora ancora? Chi lavora di voi domani? Tutti, credo. Io. Perfetto. Tutti sul pezzo. No. Informateci tutti. Sì. No, non vale. Marco e Marina non lavorano. No. Ma sai che avrei proprio bisogno di un po' di supporto? Vi chiamo domani. Scusa, domani non c'è un capitolo. Domani che... Alessandro, solo un'informazione in servizio: il post, quello che abbiamo messo su Facebook, l'hai girato anche su LinkedIn o no? No, perché io non ce l'ho. Non esiste l'account di LinkedIn. T'ho beccato subito. Ma non ce l'ho gli accessi al tuo link. Oh ragazzi, io blocco la diretta, perché qua vi state facendo già gli affari vostri. Dove li hai dati? Dove? Non me li hai dati. Salutiamo gli amici in diretta. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. A tutti. Ciao. Grazie ragazzi. Ciao Marco, ciao Marina, ciao Fabio. Ciao Mattia, grazie. Quanti bisogni, ciao Marina, ciao Marco, ciao.